Mi chiamo Cristina Vignato e sono qui per parlarvi dei registri akashici, questo strumento meraviglioso che ha trasformato la mia vita e quella di molte altre persone. Immaginate un'enorme biblioteca in cui sono raccolti milioni di libri. Ogni libro, ogni registro riguarda l'esperienza di un'essenza, di un'anima, dall'origine fino ad oggi. Sono raccolte in questo registro tutte le vicissitudini, tutti i pensieri, tutte le emozioni che l'anima ha sperimentato vita dopo vita, le decisioni che ha preso prima di tornare ad incarnarsi. È importante quindi ricordare quello che si è deciso di sperimentare in questa vita. A volte lo ricordiamo, a volte ci sentiamo persi. In questi momenti è importante riprendere in mano la cartina del nostro viaggio, rivedere qual è la strada più rapida per arrivare alla nostra meta. Come si consultano i registri akashici? In realtà ognuno di noi ha un canale diretto per poter accedere al proprio registro. In realtà poi questo può essere difficile per alcune persone. Allora si può richiedere una lettura ad un lettore di registri o ad un maestro, cioè ad una persona che abbia ricevuto una sintonizzazione o iniziazione di primo, secondo livello o la maestria, ovvero una persona che abbia avuto, tra virgolette, una ripulitura del proprio canale di connessione e che si impegni a mantenerlo pulito in meditazione, preghiera e centratura, operando per il bene supremo. Si possono rivolgere delle domande e si otterranno delle risposte. Chi parla, mi viene chiesto molto spesso. Attraverso il lettore si ricevono i messaggi dei maestri, custodi dei nostri registri, degli esseri di luce, di entità di luce che desiderano comunicare con noi. Oltre a ricevere delle informazioni, l'esperienza della lettura è un'esperienza mistica, perché questi maestri di luce, queste entità, approfittano di questa occasione per inviarci tutto il loro amore incondizionato che trasformerà la nostra vita, letteralmente. Un altro modo per ricevere una lettura è quello di ricevere a nostra volta la sintonizzazione o iniziazione, per poter così da soli poi accedere al nostro registro, giorno per giorno, e chiedere tutte le cose che sentiamo nel cuore. Io vi ringrazio e sono felice di aver potuto condividere con voi, anche se per pochi minuti, questa esperienza meravigliosa.